Parliamo con Mauro Amasotti, responsabile CGL Organizzazione. Oggi sono iniziate, è iniziata la raccolta delle firme per alcuni referendum della CGL. Ci spieghi quali sono questi referendum? La CGL presenta 3 referendum e raccoglie le firme per una proposta di iniziativa di legge popolare sul nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, una nuova carta universale dei diritti. I 3 referendum sono 3 referendum che sostanzialmente vanno a modificare la legge sul Job Act. In particolare i 3 quesiti sono per l'abolizione dei voucher, per la legalità degli appalti e per il reintegro dell'articolo 18. Mentre invece la proposta di iniziativa popolare si riferisce appunto, come dicevo prima, a una nuova proposta che la CGL sottopone, che è quella di una riscrittura del nuovo statuto, della nuova carta dei diritti universali del lavoro, che va ad integrare lo statuto dei lavoratori del 1970, cercando di fare un lavoro di unificazione del mondo del lavoro e soprattutto di unificazione di tutto quello che è il lavoro più precario.